Torrente, Mercogliano, Avellino. Cori contro il governo. Un corteo pericoloso e si tiene davanti Palazzo Caracciolo. Serve una scossa. Questo è lo slogan che ha animato la prima manifestazione studentesca dell'anno, promossa dalla Rete della Conoscenza, network nazionale a cui aderiscono l'Unione degli Studenti, LINC, Coordinamento Universitario. Ad Avellino si sono registrati gesti estremi e proteste clamorose, come accaduto a Torino, ma i toni sono comunque decisi. Sarà un autunno caldo, avvertono i componenti dei comitati studenteschi, che invitano il governo a cambiare registro, a investire seriamente sulla scuola in Italia. Dalla riforma all'edilizia al governo del rinnovamento, ancora non ha suonato la campanella, sottolineano gli studenti che invitano intanto la provincia a intervenire sulle croniche emergenze della scuola irpina, dai trasporti all'edilizia scolastica che perde pezzi. Attualmente il governo sta semplicemente quello che noi chiamiamo caos, a cominciare dal decreto per l'esame di Stato, che è improponibile fare cambiare un esame di Stato al quinto anno di liceo, è improponibile il fatto che quel decreto sia incomprensibile e che maggiori spiegazioni ci verranno date a gennaio, è improponibile che le scuole cadano a pezzi quest'anno, cioè stanno cadendo a pezzi in tutta Italia. Un esempio è il mercato San Severino, in cui la settimana scorsa è caduto un tetto proprio sulla testa degli studenti e i finanziamenti vengono stanziati per mettere la DEA nelle scuole, per mettere i cani nelle scuole. È improponibile il fatto che non sia chiaro se sono necessarie o meno le ore di alternanza lavoro per essere ammessi all'esame. È improponibile che queste stesse ore di alternanza scuola-lavoro vengano gestite male, organizzate male. Spesso gli studenti vengono sfruttati o addirittura devono spendere soldi per una cosa che è obbligatoria e che quindi dovrebbe essere gratuita. Ci sono disagi anche nelle scuole avellinesi. Sì, un esempio sono anche i trasporti. L'Avellino è una provincia enorme, piena di comuni, moltissimi studenti, quasi la maggior parte sono pendolari e ci sono continui problemi per quelli che sono gli orari dei pullman, avendo poi attività pomeridiane. Le scuole spesso non rimangono aperte il pomeriggio tra un'attività e l'altra per permettere agli studenti un luogo in cui studiare. Per quanto riguarda l'edilizia invece, vi sentite al sicuro, protette? No, come ho appena detto proprio settimana scorsa, a Mercato San Severino è crollato un tetto. Io sono del liceo Mancini, l'anno scorso siamo stati 20 giorni senza una scuola per poi andare a scuola di pomeriggio, essere divisi in 6 sedi e finire adesso in 3 sedi diverse e non è neanche chiaro se la nostra sede originale sia agibile o meno. Se la burocrazia è così lenta, noi come possiamo fidarci?